Grande, grandissima impresa quello compiuta dalle ragazze del Bardolino Verona, che in Svezia, battendo per 3-2 le islandesi del Valur, hanno staccato con una gara d'anticipo il biglietto per i quarti di finale di UEFA Women's Cup Champions League. Giunto in Svezia privo delle infortunate Stefanelli e Barbierato e con Gabbiadini praticamente inutilizzabile, il Bardolino è sceso in campo con Piccarelli tra i pali, ottima la sua prestazione, in sostituzione della febbricitante Brunozzi. L'avvio del Bardolino Verona è travolgente e dopo appena 3 minuti le veronesi passano in vantaggio con un'azione molto bella. Panico, superlativa per tutti i 90 minuti, da sinistra mette al centro, velo di Boni per la corrente Parisi che insacca con un piattone destro. Al 38esimo le gialloblu vanno a raddoppio con un'azione da manuale del calcio. Panico parte dalla propria area di rigore, serve Boni sulla sinistra che restituisce palla d'esterno destro al bomber Romano, abile ad aprire un corridoio per Paliotti che entra solitaria in area e trafigge l'estremo difensore con un tiro sotto le gambe. Al 39esimo Panico di testa potrebbe chiudere la gara, ma la numero 1 islandese compie il miracolo. Al 43esimo il Valur trova il gol su calcio di rigore generosamente concesso per un fallo di Valetto su Vjorsdatir, che si incarica della battuta e trafigge Piccarelli. La ripresa è un'autentica battaglia con Patrizia Panico che subisce falli a ripetizione, saranno ben 7 le ammonite a fine gara. Le islandesi falliscono opportunità clamorose per il pareggio, mentre il Bardolino punge in contropiede con il furetto Paliotti. Brava Piccarelli a respingere di piede la conclusione a botta sicura della solida Vjorsdatir. Al 28esimo le gialloblu allungano con la neo entrata Girelli, che stacca di testa su calcio d'angolo battuto da Boni e trafigge il portiere islandese. Al 35esimo il Valur si riporta sotto con Vjorsdatir, che sfrutta l'errore difensivo gardesano e da centro area non lascia scampo a Piccarelli. Negli interminabili minuti di recupero, le veronesi resistono agli attacchi a testa bassa del Valur e al triplice fischio finale dell'indisponente rumena Dorcioman, Panico e compagne possono esultare per un'impresa da ricordare lungamente. Martedì con l'Umea, vice campione d'Europa, sarà una festa tutta gialloblu, i colori della Svezia e del Bardolino Verona.